riscopre la propria identità nella difesa del generale Iannacci. Voglio Vannacci, dire, comunque non importa, parleremo dopo di Vannacci. La cosa che mi ha scandalizzato è questa: io vengo perseguitato da questa trasmissione anche in vacanza. Sì. L'ultimo episodio che voglio denunziare: stavo alla Mostra del Cinema di Venezia, sì, con certo, uno dei più importanti sponsor, non voglio dire il nome per non danneggiarlo, sì, uno dei grandi sponsor della Mostra del Cinema. Ero lì a fare, stavo per fare con questi CEO, con questi amministratori delegati di aziende, nessuna marchetta, con questi amministratori, ospite, hai detto tu, con questi amministratori, mi hanno invitato perché è gente gentile, a differenza tua. Beh, è gente gentile, con gli amministratori delegati di molte aziende stavamo per fare il red carpet, l'elite. A un certo punto ero con questo amministratore delegato molto simpatico, questa importante azienda come altre eccetera, e a un certo punto sentiamo urlare un gruppo di persone che iniziano a dire fai ballare la fresca. Io gente che urlava, questo amministratore delegato mi dice: guarda che c'è un gruppo di persone che ce l'ha con te, corri cavallo, urlano dal red carpet. Io dico, imbarazzato, dico no, ma figura, no, dice, guarda David, dice l'amministratore delegato, e ti giuro è tutto vero, di questa importantissima azienda, dice no, guarda che stanno urlando verso di te, corri cavallo. Ma dico, come corri cavallo? Hai fatto ballare la fresca, gente che urlava sul red carpet mentre c'era l'anteprima del grande film di Favino, il comandante. A proposito, adesso ci andiamo. Continua ad andare avanti e queste voci continuano. Questa amministratore che dice: no, ma guarda che veramente fanno Tigre, combatti! E io ovviamente procedevo nell'imbarazzo totale, facendo neanche sentire, te lo giuro, senza neanche sentire. Meraviglioso. Con gente che urlava: hai fatto ballare la fresca. Allora io voglio dire, io non faccio ballare nessuna fresca, non nitrisco, ve lo dico da subito all'inizio, e se vi permettete durante un red carpet di chiedere a una persona di nitrire con al fianco il CEO di una delle più importanti aziende, che non posso neanche, quello continuava a dire: no, guarda che ti chiedono di nitrire. Dico, ma io non è possibile che stia una cosa è una, questa trasmissione distrugge le aziende, distrugge la reputazione delle persone, è tutto osceno. E il fatto, quante puntate sono di questa trasmissione? No, circa 230, 240. Allora io dico a Confindustria: ragazzi, dottori, 2 ore e 30, sì, per 200, quante ore sono? Non lo so, si può fare il calcolo. Non è possibile lasciare una trasmissione con gente che nitrisce, non è possibile. 200 ore di puntate e vi con faccio gente un annuncio, e vi faccio un annuncio: tra qualche giorno torna la fresca e tutti hanno capito cosa vi riferisco. Vi voglio dire una cosa, a proposito, mi hai fatto venire in mente una cosa sul Festival di Venezia. Allora, il signor Favino, che è con...